siete in 10 un gruppone, cosa state sviluppando? Stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Smart Menu. Per esempio, vi è mai capitato di entrare in un ristorante e non sapere esattamente che cosa ordinare, non per via dei piatti che vi sembrano tutti interessantissimi, tutti con nomi così accattivanti, ma in effetti non sapete cosa ordinare perché non sapete quei nomi accattivanti cosa nascondono, o anche un semplice misto frittura pesce, non sapete esattamente che tipo di pesci ci sono, che tipo di carne state per mangiare, la preparazione, gli ingredienti e, diciamola tutta, per chi come noi tutte donne, diciamolo, seguiamo una dieta, anche le calorie ormai ci servono. Però la nostra applicazione non è solo per diete, ma ricordiamolo, anche per celiaci, intolleranti al lattosio, che sono chiaramente le due intolleranze e allergie più sviluppate in Italia purtroppo, e anche per, diciamo, una categoria che si sta sempre più ampliando, quella dei vegetariani. Quindi noi vi offriamo la possibilità di entrare in un qualsiasi locale e vedere il menù, perché chiaramente noi cercheremo delle collaborazioni con i locali, vedere anche il menù disponibile in quel momento sul vostro smartphone e poter selezionare senza dover ogni volta chiedere a cuochi, camerieri, esattamente cosa state per mangiare, quante calorie contiene, e chiaramente farvi un vostro menù personale, un vostro calcolo personale, una vostra selezione. E il nostro è uno smart menu, appunto un menù intelligente. La nostra applicazione si chiama Copilota e praticamente vogliamo creare un dispositivo da mettere davanti all'automobile, diciamo come una sorta di navigatore, in modo tale da che rileva la targa dell'auto che abbiamo di fronte e fa sì che possiamo segnalare in una sorta di comunità, in un social network, i comportamenti giusti o meno, sbagliati comunque, degli altri automobilisti, in modo tale quindi da creare una sorta di informazione. Sì, in modo tale che anche è un impulso anche per l'automobilista a vedere come viene giudicato dagli altri. Allora, siamo con Davide che sta sviluppando quale app? I20 è un'applicazione che praticamente permetterà al cellulare di consigliare, di suggerire degli eventi in giornata a tutti coloro che lo vogliono, quindi degli eventi di tutti i tipi, concerti, festival, mostre, sagre, anche non so, serate in discoteca ad esempio, però tutto automaticamente, quindi a partire dalle preferenze degli utenti, l'applicazione automaticamente collegandosi a internet. L'applicazione comparirà questa grafica, questo splash dove ci sarà l'aggiornamento di tutti gli eventi che comberanno di lì a 24 ore. Una volta che l'applicazione fa l'aggiornamento ci saranno i vari eventi ordinati in base a delle configurazioni, delle scelte fatte nel primo avvio e in base anche alla distanza dal punto in cui ci si trova. Questa iconcina qua comunque indicherà l'evento in base a quale categoria appartiene, perciò musica o cinema o teatro o altro. Ci sarà il titolo dell'evento, ci sarà la città in cui avviene l'evento e l'orario, e accanto i chilometri di distanza. Tappando, perché non è più cliccando, tappando su uno di questi. Bellissimo, abbiamo imparato un altro termine, tappare. Tappando uno di questi eventi ci sarà il dettaglio evento. E che ci sarà in questo dettaglio evento? Ci sarà la descrizione dell'evento, maggiori dettagli rimanderà sul sito dell'evento, nel caso ci sarà di nuovo la distanza dalla posizione in cui ci si trova, e tappando su come raggiungerci ci si aprirà Google Maps, dove potremo ottenere le indicazioni e le informazioni per raggiungere l'evento. Che si chiama Quick Like Me, che poi avrei rinominato in The Social Game. Allora, questa idea consiste nel fare ciò che facciamo ogni giorno, ossia twittare, per chi ha Twitter, condividere stati su Facebook o mettere mi piace su YouTube, però farlo molto più velocemente, come una gara. Ecco. Farlo diventare un gioco. Per scalare poi la classifica del Game Center, che è un altro social network appunto per i giochi. Secondo te, cioè tu, che pubblico ti immaginavi? Di che età? Allora, sicuramente non mi immaginavo pubblico di aziende, come molte delle applicazioni che sono qui in Be My App. Molto più ragazzi o comunque
giovani, fino a 30 anni, 30 massimo 40 anni, voglio dire. Ah, quindi comunque una forchetta ampia, cioè non i giovanissimi, anche fino ai 30 40. Cioè, secondo te si usa così un'applicazione? Questo è il mercato dell'App Store. Il primo posto è un'app di cui ci è piaciuta la eleganza, semplicità, concretezza, e che è un'app che è in uno stile global, propone un qualcosa che potrebbe scalare anche dal punto di vista di quelle che sono le prospettive commerciali. E mi riferisco all'applicazione che abbiamo premiato appunto col primo posto, è Cake Design. Bravissimi, ricevete l'assegno di 300 euro, la targa di primo classificato, Reply vi regala, sta arrivando Reply, vi regala, no, i grandi premi. Qui dentro ci mettete i cupcake, sono contenitori termici per mantenere i cupcake freschi.